nemmeno chance per un esecutivo targato PD e 5 Stelle. Beppe Grillo lo ribadisce di nuovo sul suo blog. Hai votato il movimento per fare un governo con i vecchi partiti? È la domanda provocatoria, perché se è così hai sbagliato voto. La porta dunque resterà chiusa, non c'è nulla da discutere, che ne dicano militanti e parlamentari, come la deputata Mara Mucci, che oggi sottolineava la necessità di fare un passo concreto verso una reale proposta di governo attraverso personalità a noi gradite. E pazienza per le contestazioni, le sollecitazioni a votare la fiducia per far partire il governo. Grillo sgombra il campo anche su un'altra questione dibattuta. Partecipare o meno a riunioni con i saggi nominati dal Quirinale? No, è la risposta. I saggi sono parte del problema. I 5 Stelle insistono poi sulla necessità di far lavorare il Parlamento anche senza un nuovo governo. Costringiamoli a fare le commissioni, twitta l'ideologo Paolo Becchi, pronto anche a tornare in piazza San Giovanni se non si romperà l'impasse. Sono infatti passati 20 giorni dalla prima seduta della 17ª legislatura, ma l'unica commissione al lavoro è quella speciale per l'esame degli atti del governo. La presidente di Montecitorio, Laura Boldrini, sollecita i gruppi parlamentari a designare i vari componenti, pratica finora espletata solo dai 5 Stelle, dalla Lega e da SEL. Il PDL invece si oppone fin tanto che non ci sarà un esecutivo, mentre dal PD si sottolinea l'impossibilità di procedere senza che si sappia chi è maggioranza e chi opposizione. Tutto fermo dunque. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle prepara una mozione per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Al Senato intanto vengono respinte le dimissioni di Giovanna Mangili, troppo vaghe le motivazioni della sua rinuncia. We'll be right back.